ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Qui di fronte all'immenso fondazione post aggiornamento 19.40. Che cosa han combinato ieri? Posso cominciare con qualcosa che non vi farà affatto star bene? Non ci sono file che riguardano un evento finale. Avete sentito bene? Ieri, mentre guardavamo tutti i leaks dell'aggiornamento, ragazzi, vedevo solamente pacchetti, skin e quant'altro. Niente di niente. Il cielo, pian pianino, con il passare dei giorni, sta cambiando, e adesso vi spiegherò anche il perché. Ma dietro la statua di fondazione, ragazzi, qui sono stati davvero dei grandi. GG ad Epic, perché segue davvero tutti i meme che si vanno a creare dietro a questo game. Circa un mese fa, in tutte le lobby del gioco, accadeva ciò. Avevano distrutto la statua di fondazione con delle semplici chonkers. Madò, raga, ed era fantastico. Uno dei migliori bug visti finora. Davvero stradivertente. Ma guardiamo subito che cosa han combinato. Incredibile che sia passato già un mese dalla release ufficiale di fondazione. Ci siamo, ragazzi. Guardate qui. Ma si può. Ma si può, raga. Cioè, guardate, è tipo un tributo che gli han fatto. Bellissimo. Visto da qui è tutt'altra cosa, comunque, dai. Che bella schermata. No, vabbè, raga. Non ho parole. Quindi, ragazzi, se vi servono un po' di ruote chonkers, fate un giro per di qua, mi raccomando. Dalla parte, sul retro. E ne trovate quanto ne volete, eh. Davvero tantissime. Che bellezza. Che bellezza. Oh, magari funziona ancora, Ma magari, Ma magari. Immagini. Peccato, ci ho creduto. Quindi ieri abbiamo assistito all'ultimo aggiornamento di questa stagione. Vi ricordo che l'ultimo giorno di season sarà proprio il 19 marzo, quindi è proprio alle porte. La seconda stagione sta per arrivare di questo bellissimo capitolo 3. Ragazzi, non so quanto vi sta piacendo da 1 a 10, io lo sto apprezzando, le lobby sono quel che sono, però che ci possiamo fare? Non mi demoralizzo perché spero in una sorta di evento barra cinematica ad inizio stagione 2, quindi un evento un po' alla giornata. Jonesy, ricordate? L'evento in cui si sono incontrati per la primissima volta Jonesy e Fondazione. Sto parlando proprio della stagione 6, una stagione che ho apprezzato tantissimo. Raga, che bella che era giocarlo ogni singola mattina assieme a voi. E sì, l'evento Crazy Zero. Quindi un evento giocato, ragazzi, dalla mattina. Qualcosina che potevamo giocare ripetutamente. Quindi sì, rigiocare lo stesso evento. Ed è stato reso disponibile, se non erro, per una settimana. Ieri comunque tante sorpresine nel momento in cui abbiamo loggato post update, perché hanno aggiunto degli stili selezionabili per la skin Aura. Guardate qui, madò, black screen così a caso. Quindi un terzo stile super diamantato, mi piace tantissimo, si chiama Aura Affascinante. Abbiamo un altro stile selezionabile anche per Joy, ma non è finita qui, eccovelo qui, uscito proprio ieri. Andiamo e cerchiamo Jolly, perché raga, eccovelo, vabbè. Così, dai. Lo stile carta fortunata è adesso disponibile. Ripeto, uno stile aggiuntivo per tre skin diverse. Settimana scorsa abbiamo visto le skin degli alpini invadere lo shop giornaliero. E avevamo un bundle parecchio succoso, ovvero quello della skin maschile e femminile vendute assieme, ragazzi. Davvero tantissima roba, ma purtroppo, raga, nel momento dell'acquisto non ci veniva consegnato nell'armadietto il loro backpack. Quella era la mega schermata che mi ritrovavo e sì... Li ho tutti, ragazzi, ce li ho tutti, ce li ho tutti. La primissima cosa di cui mi sono accorto ieri, effettuando il primo landing sull'isola subito dopo l'aggiornamento, erano proprio i colori che presentava la mappa. Ragazzi, davvero troppo scuri rispetto a tutte le altre volte. E questo perché, raga, il cielo sopra di noi sta cambiando. Guardate quanto è rosa. Tutto ciò perché per questo mese celebreremo le donne. Avete capito bene, ci saranno tante sorprese, nuovi bundle e tanto altro che ancora deve essere svelato da parte di Epic, ma comunque sia ci è detto di tenerci sintonizzati, anche perché una luna a forma di cuore dovrebbe apparire
ben presto. Sì, raga, tenete gli occhi puntati in alto. Non so precisamente quando tutto ciò verrà attivato, ma comunque questa luna viola a forma di cuore dovrebbe apparire intorno all'8 marzo. E quindi sì, la festa delle donne. Prima di procedere allo shop giornaliero, vi lancio un'altra perla. Ragazzi, un piccolo spoiler per tutti gli amanti della serie videogiochi. Ed infatti, raga, guardate qui. Abbiamo un sacco di skin che provengono appunto da altri game portate su Fortnite. Il prossimo, raga, il prossimo sarà Ezio Auditore, direttamente da Assassin's Creed. Ho trovato una clip pozza super veloce da parte di FNBR Intel su Twitter, che mostra appunto la skin che si va a presentare con e senza cappuccio. Bellissima, raga. Andiamo a guardare anche il piccone, che così non sembrerebbe tanto tanto bello, ma comunque sia, ragazzi, con l'emote si va ad integrare benissimo. E la conoscerete sicuramente, raga, davvero. Se avete giocato ai primi titoli, è impossibile. Che bella serie di videogiochi che sarà questa. La vediamo anche in game. E qui sì, vi do ragione. Il piccone rende un po' di meno, però posso apprezzarlo. E posso apprezzare questa, chiamiamola doppia lama, ma non è doppia lama. Andiamo con l'emote. Ovviamente emote integrata, che sarà utilizzabile solo ed esclusivamente con questa skin. Ragazzi miei, io come al solito spero che questo video a mattutino vi sia piaciuto. E vi ricordo, come al solito, il codice Martex e la tienda The Farnet, da riaggiornare ogni 14 giorni proprio qua in basso a destra sulla voce supporta un creatore. Ragazzi, maiuscolo minuscolo, Martex sempre uguale. Se notate bene, anche lo sfondo dello shop giornaliero è cambiato ed è similissimo al cielo che abbiamo in questo esatto momento in partita. Marius, Gilded Guy, Trina, Visione, Paradosso, tante belle skin nozze, Dominio, Malevolenza, denti così a caso, una skin di Halloween, vabbè, vabbè, bella, 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 Assassino Spartano, Pattugliatore Pungente, Occhioni, is back da 800 V-Bucks, questi deltaplani super ignoranti del capitolo 1, assapora la vittoria, emote da 500 V-Bucks, abbiamo anche il piccone Rompi Ghiaccio e Pizza Party da 200 V-Bucks. Ragazzi, questo è lo shop di oggi, super velocissimo, mamma mia, mamma mia. Oh, colpo nell'ombra, ancora sezione Marvel a non finire Uncharted. Eh sì, Horizon più il bundle delle offerte speciali. Va bene, sì. Noi ci becchiamo più tardi in live, mi raccomando, non mancate. Se ancora non siete iscritti, iscriveggiatevi al canale perché siamo prossimi agli 800.000. Un salutone da Martex, come al solito un bel... Ciao, brothers!